È rivoluzionaria la legge sulla ristrutturazione edilizia, nella quale i comuni hanno un ruolo centrale. Proposta dalla giunta regionale e fatta votare dal Consiglio, ha definitivamente risolto la saga del piano casa che il governo nazionale ha impugnato più volte. Si tratta di una legge rivoluzionaria nella quale i comuni hanno un ruolo centrale, possono indicare le aree a seconda delle zonizzazioni nelle quali in caso di demolizione di immobili vetusti, inutili, che possono essere, diciamo, demoliti con vantaggio della bellezza e della vivibilità di un'area comunale, consentono poi di ricostruire quegli stessi volumi con premialità molto importanti nelle aree indicate sempre dai comuni stessi, con le varie funzioni e con premi diversi a seconda appunto delle funzioni turistica, residenziale, industriale, servizi, eccetera, eccetera. Una norma importante frutto dell'attività del consigliere delegato all'urbanistica Stefano Lacatena, degli uffici del direttore Paolo Garofoli e dell'ingegner Brizzi. Abbiamo oggi l'occasione di presentare la nuova legge in materia di ristrutturazione edilizie, la legge 36 del 2023, ma anche e soprattutto l'occasione per testimoniare come attraverso questo intervento legislativo si chiude una vecchia fase, che era quella del cosiddetto piano casa, una fase caratterizzata sostanzialmente da una eccezionalità, temporaneità e quindi precarietà per tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione di questa norma importante in materia di edilizia, ad una nuova fase invece che dà più stabilità, regolarità sia agli operatori economici sia alle pubbliche amministrazioni chiamate ad attuare la norma stessa.